I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then start at home. Un saluto a tutti amici e ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi vi parlo del Lumidigi One Max, il dispositivo che è della famiglia Lumidigi One, che con questo modello riesce comunque ad incrementare ancora di più quello che è il rapporto schermo e corpo con l'adozione di questo notch a goccia, quindi questo tipo di formato che ormai va un po' per la maggiore in questo ultimo periodo, per andare a sopperire a quelli che sono un po' le limitazioni del notch più evidente per quanto riguarda le notifiche. Quindi uno smartphone che è formato entry level per quanto riguarda il suo prezzo, è un dispositivo che permette comunque di avere ottime caratteristiche a livello di rapporto qualità prezzo, perché abbiamo un processore Helio P23 a 8 core, quindi un 2,3 GHz, abbiamo un pannello da 6,3 pollici, purtroppo in formato HD+, quindi forse questa è una delle pecche maggiori di questo dispositivo. Nel resto delle caratteristiche ci siamo comunque di fronte a un dispositivo che ha comunque il solito retro in vetro, con questo trattamento, con questa colorazione aurora, molto molto propensa a raccogliere le impronte, come potete vedere al primo utilizzo, al primo tocco. Abbiamo comunque fortunatamente anche una cover in silicone in dotazione, abbiamo il modulo doppio da fotocamera che comunque ha la possibilità di avere anche l'effetto sfocato, quindi il modulo secondario da 5 megapixel. Abbiamo il sensore di impronte sulla parte laterale, in più il tasto on off, quindi fisico, quindi sensore di impronte e on off, cosa che è integrata e che non va malissimo, ma preferirei comunque della posizioni diverse secondo me per quanto riguarda il sensore di impronte, soprattutto anche per la precisione e la velocità. La velocità di sblocco per questo sensore di impronte è, diciamo, non il massimo, qualche volta facilecca, dovete trovare un po' la posizione, secondo me non è proprio delle più riuscite. Abbiamo il Type-C, quindi la porta di connessione per la ricarica è la Type-C, abbiamo il jack per le cuffie mantenuto, lo speaker principale, e nella parte alta abbiamo il secondo microfono. Cosa molto interessante di questo dispositivo è l'utilizzo anche del modulo per la ricarica qui, quindi la ricarica è wireless per il dispositivo. Questa basetta potete utilizzarla per la ricarica wireless del dispositivo anche con la sua cover in dotazione. Io ne ho acquistata una e il funzionamento è comunque buono, dovete essere molto molto precisi nel posizionare il dispositivo nella zona comunque prevista. In questa zona qua è quella dove dovete comunque far azionare il dispositivo con la ricarica a induzione wireless. Dispositivo che ha il 4G completo con tutte le bande, anzi io questa versione, che è la versione E, quindi Europa, avete anche delle bande in più per l'America, cosa che non è presente sulla versione, quindi non sbagliate a prendere la versione internazionale americana rispetto a quella europea. Dispositivo che ha 4 GB di RAM più 128 di storage interno, addirittura espandibili. Questo smartphone ha il doppio slot, un dual SIM nano, nella seconda SIM potete mettere quindi una micro SD se volete rinunciare alle doppia SIM. 4G come dicevo completo, Android nella versione 8.1. Non ci sono grosse personalizzazioni, cioè sono davvero pochissime cose. Purtroppo la patch è ancora ferma ad ottobre, pur avendo ricevuto questo dispositivo due aggiornamenti in pochissimi giorni. Vi faccio vedere anche a livello di aggiornamenti come siamo messi. C'era una versione con aggiornamento dei primi di dicembre, subito aggiornata al 23 gennaio con dei bug fix, e in seguito aggiornata al 29 gennaio, quindi una versione davvero nuova per quanto riguarda la release, ma ancora le patch sono a ottobre. Il sistema mi dà aggiornato. Velocità della memoria interna, che è una eMMC 5.1, sono davvero buone, perché come potete vedere dagli dati dell'Androbench, 280 in lettura e 232 in scrittura, quindi molto molto veloce questa eMMC. Il processore è assolutamente in linea con quelle che sono le aspettative di questo Helio P23 octa-core, quindi 805 in single e 3688 in multicore.
BGPS che con il GLONASS permette di apprezzare un'ottima qualità, sia soprattutto per la velocità ma anche per il numero di satelliti agganciati. La qualità del video per quanto riguarda la ripresa, quindi video, potete utilizzarlo fino al Full HD, non c'è il 4K in questo dispositivo. Ci sono comunque alcune opzioni anche interessanti e le gesture implementate, quindi una utilizzo anche con le gesture che sono molto molto simili a quelle che vedete su altri dispositivi. Potete andare a tornare al menu principale tramite il gesture laterale, andiamo a vedere anche come sono implementate, Advanced Features. Queste sono le impostazioni della gestione delle tasti a schermo o della navigazione tramite le gesture, quindi qui comunque è possibile fare una personalizzazione abbastanza spinta di quelli che sono i dispositivi, quindi le sue peculiarità. Nella parte bassa vengono comunque mantenuti, se utilizzate le gesture, dei piccoli riferimenti per quanto riguarda dove andare a lavorare per fare comunque l'utilizzo della gesture. Il device info ci dà delle informazioni per quanto riguarda la CPU, che è, come vi dicevo, una MediaTek Helio P23, schermo 1520x720, quindi una risoluzione HD+. Hardware, come vedete, comunque di medio-basso livello, quindi l'Helio P23 è un octa-core che comunque non è assolutamente al passo con quelli che sono i dispositivi attuali, quindi è un pelino superiore a quello che è lo Snapdragon 625, ma è molto sotto anche lo Snapdragon 636, quindi un processore entry level che comunque si comporta bene, ha comunque dei buoni consumi e delle buone prestazioni. La RAM da 4 GB, lo storage da 128 GB con circa 110 GB disponibili. Fotocamere doppie, in questo caso c'è un modulo principale frontale da 16 megapixel e nella parte posteriore abbiamo un modulo da 12 megapixel principale e il modulo da 5 megapixel per quanto riguarda la sfocatura. Batteria da 4150 mAh. Come vedete il profilo qui non è, comunque secondo me a livello anche hardware c'è qualcosina di anomalo per quanto riguarda la verifica da parte del software della batteria, ma comunque è una batteria che si comporta bene. Sensoristica completa, accelerometro, luminosità, prossimità, magnetometro e giroscopio, quindi tutto quello che serve. Funziona davvero secondo me bene, anche a livello di qualità audio, se andiamo a provare a effettuare una chiamata all'operatore Iliad, vedete la capsula. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. Buona. I dati forniti saranno trattati nel... Buonissima, anche comunque potente l'audio, quindi non abbiamo riscontrato assolutamente problemi nella riproduzione, nella qualità audio come volumi. Andiamo a aprire un video per farvi vedere anche... Aumentiamo un po' la luminosità del pannello che comunque si presenta abbastanza buono a livello di luminosità. Certo non è un AMOLED, ma se lo andate a ingrandire, come vedete, il notch risulta presente ma non fastidioso secondo me. Aumentare il volume. Qualità purtroppo solo fino a 720p e non possiamo che tenercela. Quindi in generale non ci sono assolutamente problemi, un dispositivo che secondo me fa un po' del rapporto qualità-prezzo la sua arma migliore. Passa al safety net, cosa molto molto importante per un dispositivo del genere, quindi avete comunque la compatibilità con tutte quelle che sono le applicazioni Google che necessitano del safety net. Le DRM info, quindi ovviamente un display HD, non possiamo che attenderci un le security level L3, quindi non abbiamo sicuramente la possibilità di riprodurre con fonti full HD. GPS va molto bene, il LAN è un dispositivo che fa del rapporto qualità prezzo la sua arma migliore, perché lo trovate a circa 160 euro, un prezzo che per 4 più 128 giga con queste caratteristiche, ovviamente con limitazioni con pannello HD+, può avere, sono comunque un buon bagaglio per questo dispositivo. La carica wireless è un plus secondo me, e anche se potevano fornire a corredo comunque un adattatore per utilizzarlo con la carica wireless. Il caricatore suo in dotazione è un caricatore quick charge, comunque riuscirete a caricarlo col cavo senza grossi problemi. Cosa un po' non mi piace, mi fa storcere un po' il naso, che è la modalità doppia fotocamera, che
secondo me a livello del sensore secondario è un po' finto, questo peso che è un pochettino eccessivo, un bel mattoncino da 190 grammi con una batteria da 4000 mAh, ok, ci sta, però lo vedi un pochettino troppo goffo, un po' tozzotto. Se lo andiamo a comparare anche a livello generale di dimensioni con il OnePlus 6T, potete vedere che il pannello è praticamente quasi identico, tranne la presenza dei bordi inferiori molto più pronunciati sul Umidigi, ma un pannello che ovviamente a livello di qualità, anche a livello di come vedete, anche a livello di spessori, non ci siamo, non possiamo paragonare i due dispositivi assolutamente. Cosa che comunque questo Umidigi One Max permette di avere un ottimo bagaglio anche a livello di hardware, quindi una qualità dovuta anche soprattutto alla Type-C, alla presenza del jack per le cuffie, cosa che non è mai scontata, presenza nella confezione di tutti quelli che sono gli accessori, anche con una pellicola extra in dotazione, il caricatore quick charge, la Type-C e una bellissima e utilissima secondo me cover in silicone trasparente. Dispositivo quindi che vi consiglio assolutamente, se volete acquistarlo usate i miei link e utilizzate anche per supportare il canale. Se il video vi è piaciuto dammi un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e commentate. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima recensione, ciao!